sindacati chiamano Alfano, le querele agli agenti di PC. Il capo dov'è? Benvenuti e bentornati al nuovo appuntamento settimanale con il TG Coisp, che si apre con la notizia dell'avvenuto incontro tra organizzazioni sindacali e dipartimento relativamente alla riorganizzazione delle specialità e i famosi protocolli operativi. Un netto no, soprattutto per quanto riguarda le modalità con cui questa riorganizzazione è stata portata avanti dal dipartimento. Spesso in un comunicato congiunto tutti i sindacati di polizia, tranne il SAP, hanno criticato questa esprimendo la propria ferma contrarietà all'intero progetto perché sbagliato nei presupposti. Soprattutto si chiede il coinvolgimento diretto del ministro dell'interno, perché se ci deve essere una rimodulazione sul territorio, questo non può avvenire senza la partecipazione diretta e aperta di tutte le forze di polizia, almeno a competenza generale, ovvero sia carabinieri e guardie di finanza non possono avere i loro progetti mentre il nostro dipartimento si affretta a tagliare settori interi della polizia di Stato che tra l'altro ne rappresentano la specificità proprio a garanzia della diversità che esiste tra il modello dell'ordinamento civile della Polizia di Stato e le forze militari. Un progetto quindi che sta prendendo forma, ma che soprattutto si sta orientando verso una demolizione di quella che dovrebbe essere la 121. E si parla quindi anche di protocolli operativi. Questo riguarda sì tutti, riguarderebbe se questa commissione che si è riunita e che per un anno ha lavorato non avesse prodotto semplicemente un insieme delle leggi previgenti e delle leggi che già esistono e nulla di più, soprattutto per quanto riguarda il profilo della tutela legale dei poliziotti, perché i fatti possono correre in servizio ma non è giusto che a pagare sia il singolo. Tra le sentenze della Corte di Cassazione si può trovare veramente di tutto, dalla coltivazione della canapa indiana alla tassazione per le prostitute, ma non per questo diventano legge. Mentre il nostro dipartimento, citando appunto due sentenze della Corte di Cassazione e trasmettendo due paginette di circolare a questori e dirigenti compartimentali, li invita a riorganizzare gli uffici in modo che gli agenti di PG possono ricevere le querele riservate dalla legge invece agli ufficiali di polizia giudiziaria. E il COISP lo ricorda al Dipartimento citando due cose. Prima di tutto il concorso per vice sovrintendenti che latita per colpa di questa amministrazione, non delle altre forze di polizia che invece questi concorsi li hanno sempre banditi. E soprattutto l'impossibilità di gettare sulle spalle dei poliziotti oneri e non onori e soprattutto non preparazione per un compito decisamente delicato di cui poi andrebbero a rispondere in prima persona. Il testo completo della lettera è indirizzata al capo della polizia, disponibile solo sul sito internet. Finalmente è disponibile il video del raduno annuale del COISP del 2014, lo potete trovare sul canale YouTube del COISP Media Video, diviso in 7 parti, e sul sito internet del COISP. Vale la pena di rivivere assieme le emozioni di una grande serata, di volte di moltissimi amici che sono venuti a trovarci, i discorsi e i ragionamenti sull'attualità sindacale e sui fatti di cronaca più spinosi, fatti da tantissimi ospiti che hanno voluto condividere con noi questa bella serata. Vi proponiamo ora un estratto inedito di questo video, di questa serata, e dove si parla della funzione, del ruolo del sindacato all'interno della nostra amministrazione. Prego la regia di mandare in onda il video. E chiedo al dottor Della Rocca di premiare con me queste quattro persone. Perché le devo premiare? Il dottor Della Rocca è stato premiato 2 anni fa e la gentilezza di essere venuto lo ringrazio veramente, perché so che ha avuto anche delle difficoltà non da poco e deve fare un avanti e retro, come si dice. Ma perché queste quattro premiazioni per me sono molto importanti, per noi sono molto importanti, perché davvero ragazzi questo è un momento in cui Frisullo prima diceva sì, annuiva a quando parlava il dottor Sgalla, ma al di là dell'impeto con la quale io mi sono mosso prima col dottor Ricciardi, che mi scuso ancora ma è solo una veramente sinonimo di affetto, il fatto di rispettare il sindacato, rispettare la funzione sindacale, ecco, è una componente che davvero li accomuna, al di là dell'impegno di qualcuno di loro. E rispettarsi non significa comunque accettare, vuol dire confrontarsi e vuol dire anche una maturazione, perché comunque da soli non si va, come dicevo prima, da nessuna parte, è meglio sempre confrontarsi. In questa amministrazione ultimamente c'è poco confronto, molto poco.
queste 5 persone sono accumulate invece dignitosamente da questo valore, io glielo riconosco, lo riconosciamo tutti insieme. Il capo della polizia è latitante, ovvero sia, parla solo attraverso qualche intervista, e una di queste, quella del 4 novembre, aveva suscitato l'ira del COISP, che l'ha ribadita in una lettera della scorsa settimana, perché le dichiarazioni rilasciate a diversi quotidiani, compreso il Corriere della Sera, che i cosiddetti protocolli operativi sono finalizzati a correggere le attuali storture, frenando gli accessi di chi va in servizio di ordine pubblico, ovvero sia che sarebbero, secondo il nostro capo della polizia, i poliziotti colpevoli di quello che accade in ordine pubblico. E anche la scorsa settimana abbiamo visto le decine di ferite in tutte le manifestazioni che si sono svolte, comprese le contestazioni del premier Renzi a Parma pochi giorni fa. Bene, il capo della polizia è il capo solo perché è messo al vertice di una struttura, oppure è il leader di un gruppo di persone che lavorano e che continuano, nonostante i tagli ai propri settori, a dare il meglio di sé? Martedì 2 dicembre alle ore 10 il COISP, insieme agli altri sindacati di polizia, parteciperanno a una riunione richiesta dal Dipartimento dal titolo Sibillino, proposta di norma primaria volta alla semplificazione delle procedure concorsuali per l'accesso o la progressione di carriera nei ruoli della Polizia di Stato. Che sia una svolta logica oppure una fregatura, beh, ogni aggiornamento in tempo reale su www.coisp.it. E il COISP il 15 dicembre sarà a Livorno a sostegno della battaglia che sta conducendo contro l'atteggiamento, il comportamento e gli atti compiuti dal questore di quella provincia, il dottor Cardona. Il 5 luglio e il 9 novembre il COISP aveva già scritto al capo della polizia, ma nulla è ancora cambiato, e ora il COISP chiede la rimozione e l'allontanamento da Livorno e da tutta la Toscana di questo funzionario che, per ultimo, ha messo in atto ulteriori trasferimenti d'ufficio senza alcuna motivazione apparente. La divisa è uno strumento di lavoro per i poliziotti, per tutti gli appartenenti alle forze di polizia, che dovrebbe essere consegnata al momento in cui si inizia il corso di formazione. Ma anche questo riusciamo a non fare più, e i poliziotti di domani oggi sono borghesi che continuano a vestire i propri abiti durante le attività di istruzione, sia in aula che fuori. E quanto denuncia il COISP in un comunicato stampa e una lettera indirizzata ai vertici del Dipartimento per denunciare quanto sta accadendo nella scuola di Alessandria, ma accade purtroppo un po' dappertutto in tutti gli istituti di istruzione. Il testo completo sul nostro sito internet. Johnson places the ball on the spot, getting ready. That man literally has a cannon for a leg. Yes, he does. Here he goes, winding up for the shot, and oh! The cannon has fired and hit Sterling directly to the face. We clocked that at a stunning 116 kilometers per hour. Now that's a lot of miles per hour. Little chance that man's nose is not broken right now. Oh, indeed. Now Sterling getting checked out for that one. Spectacular save though, but sadly he's not out of the woods yet. On his feet now, a bit shaken, but not stirred. This crowd absolutely loves this man. And Sterling's teammates welcome him back, a hero for now. He yells up again for the second attempt, looking to make it 2-0. He approaches the ball with some determination. Here he goes. Oh! Oh, it's high and wide, way off target. Yes, apparently he thought he was kicking a field goal. Wrong kind of football, I'd say. Good show. Back now to Scott Sterling. He looks a bit worse for wear, but ready for round two. And Shaw takes a moment. Here he goes with the approach. Oh! Sterling with a fantastic dive. The ball flies straight through his hands and once again strikes him straight in the schnoz. And let's see it again on the old instant replay. Oh, every excruciating detail captured in HD perfection. Clocked at 129 kilometers per hour. Yeah, you're all Sterling right. Does not look well. Two wonderful saves and two definite concussions. They may replace him at this point. He's done all he can. Yes, as his trainer takes him off the field like a mustached lion dragging a gazelle through the Serengeti. Adieu, Scott Sterling. Adieu. Yale now with their third PK. Richens is in the goal, bouncing like an infant girl. The crowd holds their breath as he goes in.
Here it comes. Oh, oh, very anticlimactic. Let's see who they got to replace Scott. Scott Sterling is back. He's still in the game. Oh, my. And he's taking a very odd tactic now. Seems to be curling up to protect his face. Not exactly a recommended technique, but here it goes. Wait, no, no. Lampard needs to tie his shoe. Oh, and that's why you do a double knot, kids. Sterling, still waiting for the kick to happen. He's probably wondering when... Oh! Sweet butter crumpets! My the donkey! Ball drills Sterling right in the face! That man's nose must be absolutely devastated! He's gonna look like a witch that flew her broom into her nose and then crashed into a hammer! I hardly even care about this attempt! Let's go back to Scott Sterling! The man! The myth! The legend! Three perfect blocks by Sterling and his cat-like face reflexes! Absolutely incredible! Though I must say, Sterling does not look well at all. Well, you know football players like to add a bit of drama, don't they? They're gonna take him out? No, wait! They brought him a chair! Oh, a bold move by the manager! Baines sets up for the fourth attempt! And this, frankly, is a gimme! He literally just has to kick it anywhere except where Sterling is sitting. There is no possible way that North Carolina can mess up this shot. Oh! 158 kilometers per hour! This man can do no wrong! Look at him beg for mercy when it's mercy that should be begging for him! He has looked death in the eye and said, take your best shot! To which Death replies by punching him in the face over and over and over again. If Yale makes this final shot, it's all over. But no! Oh, he misses, which means we're going to Scott Sterling! His face is like a brick wall. A brick wall that can feel pain and cries a lot. But where's Sterling? Oh, he seems to be crawling away from the goal. What is he doing? He's throwing away the mat. Oh! Sterling has done the impossible! Incredible instincts to crawl away from the goal like that. And his teammates rush the field, happy as a lark as they slide in. A Bonini sculpture of a finish. As his teammates carry him off on the stretcher of glory, we thank you for... E con questo simpatico no comment si conclude anche questa edizione del TG Coisp, andata in onda grazie alla collaborazione tecnica dell'ufficio comunicazione d'immagine, che chiaramente ringrazio. E vi do appuntamento alla prossima edizione del TG, augurandovi buona settimana e buon sindacato a tutti.